Purtroppo siamo qui a parlare ancora una volta per la provincia di Teramo di un morto sul lavoro, un tragico incidente, questa volta accaduto nelle scorse ore nel piazzale antistante l'Amadori. Sì, è proprio il caso di dire purtroppo. Stiamo ancora cercando di capire come si siano svolti i fatti. Questa mattina l'azienda ha convocato gli RLS e la RSU per fare le prime considerazioni insieme, siamo sgomenti, cercheremo nell'arco della giornata di capire insieme a CISL e UIL come eventualmente organizzare momenti di confronto e insomma la nostra vicinanza alla famiglia perché questo ovviamente in queste prime ore è stato il primo pensiero, insomma siamo di fronte ancora una volta a una tragedia immane. Sì, purtroppo la sicurezza è fatta da tanti fattori e il primo è ovviamente quello della massima attenzione da parte dei lavoratori e poi della costruzione di condizioni ambientali che consentano di ridurre i rischi al minimo. Non posso dire ancora come siano andate le cose con esattezza. Certo è che insomma, questa mattina erano tutti sconvolti, lavoratori e lavoratrici, e il confronto sulla questione della sicurezza che è avviato da tempo con l'azienda, abbiamo già messo in piedi una serie di incontri nei mesi scorsi, è un confronto che andrà intensificato perché ancora una volta siamo a dire che non deve accadere mai più. L'azienda ha diramato nelle scorse ore anche una nota di vicinanza alla famiglia. C'è comunque l'idea di fermarsi nelle prossime ore dal lavorare? È qualcosa che vorremmo proporre, lo stiamo valutando tempi e modi con appunto le altre sigle sindacali, cerchiamo naturalmente di essere uniti e compatti nell'esprimere ovviamente vicinanza alla famiglia, ma altrettanto nel cercare di muoverci perché cose di questo tipo non si ripetano.